Certo. Buonasera. Grazie a voi, ma grazie soprattutto ai nostri candidati che hanno, coloro che hanno alla fine accettato e sono venuti a partecipare a questa serata. Questa serata è incentrata sui temi dell'innovazione, in generale, ufficiosamente, più precisamente, più in dettaglio, i temi che andremo a toccare sono ben precisi e ben particolari e ben studiati, in quanto sono temi che magari sono già stati menzionati o citati in campagna elettorale, ma mai in dettaglio, mai con quel livello di dettaglio, di esattezza che piacerebbe sentire a noi. Quindi noi qui abbiamo alcune domande piuttosto precise e puntuali su cui andremo a rivolgere ai nostri candidati per vedere un po' qual è la posizione, qual è il non soltanto la posizione generica su questi temi, ma anche più o meno se esistono dei piani, esistono qualcosa di un po' più avanti di quelle che possono essere le tradizionali promesse elettorali. Tanto per rompere il ghiaccio inizierei con un tema che già è stato citato più e più volte da pressoché tutti gli schieramenti, ovvero quello del Juarez Publico. Juarez Publico che è già stato citato da destra manca, ovviamente in riferimento anche alla legge regionale uscita poco tempo fa dal Consiglio regionale, la 110, che appunto promuove, incentiva, diffonde il wireless pubblico. Qui ovviamente la prima domanda è come la pensano i nostri candidati. Posso immaginare che la posizione sia favorevole a questo tipo di argomento, però ovviamente voglio sentirlo dire da loro come si pongono nei confronti del wireless pubblico, della connettività alla cittadinanza, più o meno libera, più o meno filtrata, più o meno bloccata, registrata. E poi qualche domanda un pochino più esatta, del tipo, dati tutte le priorità che ovviamente ciascuno ha nei confronti di altri argomenti, di altri temi, fondamentali per la nostra città, quale priorità danno alla questione del wireless, quando si può iniziare a parlare entro quando si potranno iniziare concretamente a piazzare l'infrastruttura necessaria, che per forza ci vuole, e poi da quali aree partire, se vogliono rafforzare i poli tecnologici già esistenti piuttosto che partire da aree depresse o altro, secondo ognuno della propria coscienza. Infine chiederei un impegno diciamo così concreto in merito al fatto di se il wireless che pensano i nostri candidati per la nostra città può essere un wireless, una connettività libera e non filtrata, oppure se vorrebbero il wireless che sognano, che immaginano, è un wireless per cui l'accesso è consentito soltanto in determinate condizioni, soltanto con alcuni vincoli. Iniziamo a fare il giro per le risposte. Sì, sicuramente il tema del wireless è un tema interessante. Potete presentarvi? Sì, sì, io sono Michele Ferraudo, sono uno del forum innovazione del PD, non sono candidato, ma sono qui per difendere le ragioni del voto a Fassino e al Partito Democratico. Dunque, dicevo, il tema del wireless è sicuramente un tema interessante, che poi a me personalmente interessa, visto che mi sono impegnato personalmente, perché in realtà mette assieme ed esaspera, diciamo, due tematiche, che sono uno quello dell'accesso e l'altro quello del modo in cui si usufruisce della rete. Questo sia perché il wireless da un lato è un'esigenza di avere internet e la rete un po' dappertutto, e un po' perché apre quei problemi di neutralità sulla rete che in realtà riguardano anche il cavo. Quindi molte delle sollecitazioni che tu facevi in realtà riguardano la rete in generale. È positivo il fatto che
Penso che sia il primo ordine del giorno del Movimento 5 Stelle approvato all'unanimità in Consiglio regionale riguardo proprio il tema del wifi, vuol dire che forse qualcosa sta cambiando, perché devo dire che negli anni passati in genere la politica è sempre stata molto fredda su questi temi di innovazione e in genere c'era sempre con facilità, si tende ad attribuire alla rete, al wifi libero, no? Connotazioni negative o pericolose. Ho visto con preoccupazione le dichiarazioni di Grasso, del procuratore generale di Palermo, che sembrava che dietro il wifi libero si potesse nascondere chissà quale cosa. Quindi secondo me questo è un elemento molto importante. Devo dire una cosa rispetto a dove partire. Secondo me bisogna partire in due modi simili, cioè e diversi allo stesso tempo. Il problema è che la vera soluzione del problema dell'accesso alla rete sarebbe avere una rete in fibra ottica che copra il più possibile il paese, le case e le aziende. Dopodiché questo non mette in secondo piano l'importanza del wifi, anzi, perché il wifi è la possibilità di avere la rete ovunque. Faccio un esempio stupido, ma all'aeroporto di Caselle non posso distribuire pretelle in fibre ottiche per tutti i passanti, quindi in questo caso la connessione wifi è molto comoda. E poi può avere un ruolo anche di promozione di territori molto vasti nel quale la connessione ad una qualunque rete telefonica non è presente, quindi nelle aree montane. E può avere in questo senso anche un ruolo per aiutare la fase nella quale una connessione terrestre via cavo vero e proprio non è ancora presente. Allora, secondo me va fatta con questo spirito e quindi bisogna fare in modo che, lo dico con una semplificazione, nelle campagne il wifi sia utilizzato anche come strumento di accesso, ma sempre con soluzioni tecnologiche che consentano di avere i vantaggi del wifi ovunque. Quindi io dico sempre non tutti gli svantaggi del filo con tutti gli svantaggi del wireless, cioè se lo svantaggio del filo è che devo avere per forza una casa, un'abitazione, un contratto, fare uno scavo, invece il wifi lo posso fruire al bar, per strada, nei posti dove non c'è la DSL e non è, e quindi tanto che la fibra non c'è neanche la DSL, porto, va bene portare la connettività col wifi, ma deve essere un wifi che poi deve darmi negli agriturismi, nei boschi, nelle zone aperte il più possibile la possibilità di utilizzare internet. Allo stesso modo nelle città, secondo me il problema non è tanto il polo tecnologico o non il polo tecnologico, va messo nei posti dove è più utile, più facile usarlo, dove è più richiesto e dove l'utilizzo di un'altra soluzione tecnologica sarebbe e soprattutto va utilizzato per creare una vera e propria rete di partecipazione, per cui io posso costruire delle istanze nelle quali, e in questo wifi proprio perché non mi lascia attaccato un cavo, rende più semplice il fatto che io uso una comunicazione che può prevedere contatti con persone in tutto il mondo, ma anche con persone che sono presenti ad un tavolo di un centro sociale piuttosto che di un bar, piuttosto che di un parco. Sicuramente gli ostacoli dal punto di vista regolamentare sono parecchi da superare, non soltanto quelli che riguardano il decreto, il cosiddetto famigerato decreto Pisanu, che in realtà potrebbe anche avere un'applicazione diciamo diversa, perché io potrei anche stabilire che è un modo per accedere a un social network, quindi per adesso per risolvere il problema in regione Piemonte o a Torino uno può dire faccio un sistema in cui l'accesso al wifi diventa l'accesso a un social network vero e proprio e elimino l'aspetto diciamo così potenziale, che non è repressivo, è proprio censorio, perché la repressione è quando interviene su un crimine che viene eventualmente commesso, invece qua si tratta proprio di una questione preventiva. Secondo me, ragionando con queste direttrici, secondo me il wifi può essere fondamentale, potrebbe diventare anche il fiore all'occhiello di una città, Torino, che penso non debba perdere una vocazione industriale importante. Sovente ce ne si dimentica, ma l'Italia è in Europa il secondo produttore di manufatti, di cose che ci sono, e la provincia di Torino è un po' come la California per gli Stati Uniti. La California sarebbe la dodicesima potenza al mondo, gli Stati Uniti senza la California sarebbero molto più indietro. Questo riguarda dal punto di vista dell'industria manifatturiera anche a Torino, ma datosi che Torino con fatica ma anche con estrema capacità trovata negli ultimi anni la capacità di conservare un rapporto con la sua impresa manifatturiera senza andare incontro
a facce di politiche demagogiche, chiudiamo la Fiat, non preoccupiamoci della Fiat, ma ha saputo puntare anche su altro, e penso che il wifi potrebbe diventare un fiore all'occhiello e quindi potrebbe anche essere uno degli elementi distintivi della città nei prossimi anni. Ciao a tutti, sono Vittorio Bertola, il candidato sindaco di Torino del Movimento 5 Stelle. Espando un po' la presentazione, perché sono anche contento di essere per una volta qui, intanto a parlare di queste cose qui e non a parlare di immigrazione e sicurezza, come ti chiedo tutti, o di lavoro, che è un tema importante, ma di poter parlare anche di altre cose che poi alla fine hanno una ricaduta anche sul lavoro, ma spesso non sono così al primo posto sull'agenda dei media in particolare. E poi perché appunto questa è un po' il pane per i miei denti, nel senso che io di queste cose mi occupo da 15 anni sostanzialmente. Io mi presento di solito, almeno in queste sedi, non nei confronti generali, come hacker istituzionale, cioè come una persona che applica un approccio hacker alle istituzioni, come già ho fatto negli ultimi 10 anni con NICAN, con una serie di organizzazioni internazionali. Adesso sto provando anche a infiltrarmi nella politica, a capire come funziona e vedere di ridirigerla per i fini della mia comunità, della comunità che mi supporta. Io, vabbè, sono informatico, nel senso, ho lavorato in ingegneria elettronica, ma sostanzialmente di mestiere faccio... realizzo siti internet, ma strategie digitali, consulenze, insomma mi occupo di internet ad ampio raggio, in particolare sono anche un piccolo imprenditore, ho fondato, ormai sono 6 le aziende che ho messo in piedi nel settore dei siti in questi ultimi 10 anni, alcune sono andate male, altre sono andate bene, la più famosa si chiamava Vitaminic, che è un'azienda che ai tempi della New Economy italiana arrivò a quotarsi in borsa e fu un po' forse il caso più noto di successo di New Economy italiana, e tra l'altro fu responsabile per la diffusione dell'MP3 in Italia sostanzialmente. Forse addirittura cominciamo prima, perché quando ero al Politecnico da studente mettevo anche in piedi il primo internet provider universitario d'Italia, il primo sito di studenti e anche l'archivio delle sigle di cartoni animati, dove veramente lì l'MP3 era una cosa che nessuno aveva mai usato e noi spiegammo alla gente cos'era e la gente cominciò a scaricarsi queste cose. Quindi, dopodiché appunto ho ricoperto una serie di cariche a livello internazionale, arrivando fino al board di ICANN, che non so se conoscete, ma è l'organizzazione internazionale che gestisce il sistema di dominio di internet, alle Nazioni Unite, nel gruppo di lavoro WIG, che è quello che ha definito la strategia di governance di internet delle Nazioni Unite, dove tra l'altro fui il relatore della parte di programma sulla proprietà intellettuale, e siccome diciamo, la mia trattazione non è che non fu ortodossa, fu libera, cioè, parlò delle cose come stavano, ovviamente fu l'unico pezzo che non fu mai pubblicato e fu censurato in anticipo, perché in questo gruppo di lavoro c'erano ovviamente i rappresentanti della VIA, questo bel signore settantenne, che sembra un po' la raffigurazione del diavolo nei film americani, no? Settantenne perfetto, pulito, vestito da $2000 nell'odoro, eccetera, rappresentante della VIA, che fece in modo di bloccare tutto, che non si sapesse che esistevano delle cose diverse, delle forme diverse di distribuzione della conoscenza rispetto al copyright e agli interessi americani. Adesso, poi a margine, se volete storie su questi eventi internazionali, incontri con Stallman, cioè, ce ne sarebbe da raccontare parecchio. Comunque, adesso chiaramente negli ultimi anni ho un po' ridotto la mia partecipazione a questi organismi internazionali, ho ancora 2 o 3 cariche, sono vicepresidente dell'ordinamento europeo della Internet Society, che è ISO, che è sostanzialmente l'organizzazione che mantiene l'IETF, l'IETF è l'entità che fa gli standard di internet, l'RFC, che organizza i meeting tramite i quali vengono fuori. Sono portavoce di Enel Squad Italia, che è un'associazione di esperti italiani per la difesa della neutralità della rete, quindi ancora 2 o 3 attività, posizioni di questo genere, però chiaramente nell'ultimo paio d'anni, di fronte alla situazione dell'Italia, ho detto vabbè, okay, forse è il caso che facciamo qualcosa per cambiare questa città, questo paese, e quindi ho cominciato questa esperienza del Movimento 5 Stelle, che è veramente un po', io spesso la presento come, specialmente all'estero, come la versione in salsa italiana del Partito Pirata, nel senso che ha molte cose in comune, come modo di usare la rete, come modo di concepire l'attivismo e la politica. Chiaramente da noi c'è questo elemento forse un po' più populista, senza il quale non riesci poi a avere un impatto, quindi a farti conoscere, e quindi hai anche dei modi di comunicazione fuori dalla rete in particolare diversi da quelli che forse avresti nel centro-nord Europa. Però sostanzialmente il principio e anche il tipo di obiettivi è poi quello. Quindi anche questa attività, cioè, venendo poi all'argomento, il wifi libero gratuito è stato da sempre uno dei punti chiave che abbiamo ripetuto in tutte le occasioni, e ancora oggi è una delle nostre 5 stelle, la connettività, e siamo, credo, gli unici a metterla come una delle 5 priorità a livello generale.
perché comunque la connettività è alla base di tutto, nel senso che è alla base dello sviluppo sicuramente, dello sviluppo economico, appunto, della possibilità di creare impresa, ma anche della possibilità di creare conoscenza, ricerca, eccetera, da cui poi deriva l'impresa, ma è anche alla base della possibilità di migliorare la preparazione culturale delle persone e della possibilità di diventare cittadini più liberi. Quindi l'accesso a internet, internet al momento, finché appunto riusciremo a difendere la neutralità della rete e un po' di altre cose, è l'unico media non censurato che abbiamo in Italia sostanzialmente, perché la televisione, i giornali, se non proprio quelli minuscoli, sono tutti strettamente controllati e orientati in una certa direzione politica o più ancora di potere economico. E internet è al momento l'unico media dove si riesce veramente a comunicare senza filtri e a creare anche degli effetti di valanga, ovviamente, per cui si riescono a far passare delle informazioni che anche in maniera efficace e di massa, che altrimenti non si saprebbero. Per questo secondo me forse un po' il tema del wifi libero è sempre stato così osteggiato. E devo dire che a livello nazionale, appunto, io per 3-4 anni sono stato appunto come rappresentante di ISOC, quindi della società civile, nella consulta ministeriale presso il Ministero dell'Innovazione, che discuteva anche di questi temi, quindi ci sono arrivati il famoso decreto Gentiloni contro la pedopornografia e una serie di altre cose. Comitato presieduto da Rolotà, con personalità di alto livello, quindi con tutte le competenze e la capacità di dire come, cioè, le cose giuste, quelle che ci aspettiamo, cioè, di difendere la libertà della rete, eccetera. Cosa che è stata fatta, peccato che i pareri di questo comitato di esperti fossero probabilmente preso e buttato nel cestino non appena arrivava qualcuno che rappresentava la SIAE o l'industria dei media o qualcosa del genere. Per cui ci sono state tante consultazioni pubbliche, ma abbiamo capito che sostanzialmente non si riusciva a penetrare questa barriera proprio perché i media in Italia sono un elemento fondamentale del controllo del potere e quindi non c'è la minima volontà né di far fermare internet né di lasciare, di permettere che internet sia libera e non controllata. Di qui anche il decreto Pisano, ma tante altre cose, la campagna di criminalizzazione di internet che va avanti sulle televisioni da 10 anni. E non sono casuali queste cose, cioè all'inizio 10 anni fa forse si poteva dire che c'era ignoranza, allora credevo che fosse una roba, adesso non può esserci ignoranza, cioè il giornalista piuttosto che appunto il politico che presenta la proposta di legge per dire internet sono tutti pedofili, chiudiamola, non è ignorante, sa esattamente di cosa sta parlando e ha un obiettivo preciso. Quindi finalmente questa legge regionale va nella direzione giusta, ovviamente, che è quella di, cioè, per noi almeno, perché spingiamo questo punto, appunto, come ha detto lui, anche il nostro ordine del giorno approvato, quindi siamo anche contenti di aver ottenuto questo risultato, detto che noi frega relativamente poco, nel senso che noi siamo laici verso la politica, non ci schieriamo né a destra né a sinistra, seguiamo le idee, se qualcuno rappresenta una buona idea noi la sosteniamo, che sia presentata dal centro-destra o centro-sinistra, non c'entra niente, e quando presentiamo noi qualcosa, se riusciamo a farla provare ci interessa poco chi è che la sostiene, quindi abbiamo un approccio laico. Però sostanzialmente probabilmente la politica non ha capito il senso a lungo termine con cui noi stiamo spingendo il wifi, che è quello di rendere gli italiani, i torinesi più intelligenti e più informati. L'hanno vista probabilmente come, ma sì, una roba tecnologica, piace, bene o male, a forza di parlarne siamo riusciti anche noi a metterlo sull'agenda della politica, facciamolo, qualcuno sarà contento, ci darà i voti, ci sono le elezioni vicine. Quindi secondo me non gli è passata questa cosa. Sull'aspetto poi tecnico dell'implementazione, ovviamente, secondo me bisogna vigilare, perché tutte questo genere di iniziative, anche quando è stato fatto, vedi per esempio le aste del WayMax, che è un altro tema prima poi da ritirare fuori, sono poi state un po' deviate dalla, cioè, chi, diciamo, del settore le spingeva con l'obiettivo di aumentare la concorrenza, le opportunità, le possibilità anche non for profit, cioè, quindi anche semplicemente a vantaggio di una comunità, poi di fatto sono sempre state o catturate a fini strettamente commerciali o affossate quando invece attaccavano degli interessi commerciali ben precisi, quindi bisogna vedere se poi questa legge regionale verrà veramente applicata, quindi forse su questo c'è da fare una battaglia, in particolare, come dicevamo prima chiacchierando qua, l'obiettivo secondo me è anche promuovere le reti del basso, perché il problema che poi si vede nei dibattiti sulla neutralità della rete è che quando cominci a avere delle strutture di rete, quindi dei provider che controllano, sono diventati i punti che catalizzano buona parte del traffico, crea immediatamente dei possibili punti di censura molto, molto forti, perché in Italia i primi 3 provider via di serie hanno credo l'85% dei clienti, i primi 5 il 95%, adesso non ho più visto gli ultimi dati, ma più o meno eravamo su questi livelli, quindi basta mettere d'accordo i primi 5 provider e si può censurare quello che si vuole. Cosa che è stata fatta in Germania, per esempio. In Germania c'è stato un accordo diretto di diritto privato tra il governo e il provider, fuori da qualunque
fuori dal Parlamento per dire censuriamo certe cose, eccetera, e quindi senza nessuno scrutinio pubblico, quindi questi provider hanno cominciato a fare certe attività. Da noi, vabbè, per via del decreto Gentiloni, del 2003, addirittura c'è la lista di prescrizione dei siti, per cui i provider ricevono un fax, quindi blocca DNS o l'index IP elencati, queste robe qua, e tu non li vedi più. Che va bene, può essere, insomma, se ammettiamo che questo sia un meccanismo adeguato finché lo usi per i siti pedopornografici, posso ancora capirlo, ma il problema è cosa vieta alla polizia di cominciare a infilare in queste liste siti di opinione che non vanno bene al governo, non so di... quindi chiaramente c'è un problema di questo genere. Quindi secondo me il wifi dovrebbe veramente essere alla portata di tutti come volano di attività, questo tra l'altro ha anche una ricaduta sull'inquinamento, sui trasporti, nel senso che noi spingiamo anche il telelavoro, perché il miglior modo di trasportare le persone è non farle spostare, quindi abbiamo questa tecnologia e non si capisce perché dobbiamo continuare a fare 50 km al giorno avanti e indietro per andare in un ufficio dove poi apri il computer e fai le stesse cose che potresti fare a casa. Ovviamente questo non è vero per tutti i lavori, però ormai molti lavori sono così, e quindi in qualche modo incentivare l'uso di questa tecnologia tramite il wifi, fare in modo che la gente possa lavorare senza spostarsi, può anche dire ridurre l'inquinamento, migliorare la qualità della vita delle persone, ridurre il tempo sprecato per andare avanti e indietro, e però appunto la precondizione è questo, intanto che non sia filtrato, quindi questo accesso rispetto alla neutralità della rete, io vorrei che questa roba fosse scritta, cioè che chi usufruisce dei voucher previsti dalla legge regionale sia obbligato a fornire un accesso libero non filtrato che rispetto alla neutralità della rete. Idem per l'identificazione, meno identificazioni ci sono meglio è, perché tanto se serve poi tanto si risale, comunque ci sono una serie di elementi identificativi. Se vogliamo fare un'autenticazione magari anche centralizzata, ma garantita, magari più per motivi di contabilizzazione o di studio del traffico, se ne può parlare, però l'importante è che non diventi un elemento di proprietà del cliente, perché di solito quando si parla di accesso a internet c'è una forte gelosia della proprietà del cliente, per cui chi fornisce l'accesso vuole che la persona si registri da lui e tendenzialmente usi il suo servizio. Quindi, e poi appunto a me piacerebbe, cioè il sogno è di avere un meccanismo dello stile Fonera per dire ma libero, per cui siano veramente le persone magari condividere il wifi e magari condividere il mio wifi il proprio accesso a internet, perché a quel punto veramente avremmo la rete ubiqua e probabilmente senza neanche spese particolari, perché tutti ormai hanno già un DSL e quelli che lo sfruttano veramente sono poi abbastanza pochi, molti non sfruttano molto la capacità che c'è, quindi c'è una sovracapacità di rete in realtà. L'ultima nota che faccio, poi passo il microfono, e sull'inquinamento elettromagnetico, però questo comunque è un tema significativo perché ci sono dei problemi di elettrosmog crescenti, il wifi in sé ha un'emissione piuttosto bassa, quindi sarebbe interessante però spingere il wifi libero anche come modo per ridurre altre forme di emissione, magari in prospettiva, questa utopia per motivi commerciali, sostituire anche il telefonino e avere il wifi ovunque che ti permette un accesso sia a dati che voce, e telefonate voi eccetera. Però insomma anche il fatto che io a casa mia ho il mio wifi e non riesco quasi a usarlo perché ho interferenza, perché ho altre 15 reti wifi di 15 appartamenti di fianco, di fronte eccetera, poi io sono all'ultimo piano, prendo la casa di fronte, la casa di fianco, è assurdo che abbiamo una quantità di emissioni tali che usiamo dell'energia, quindi c'è un tema di consumo per quanto piccolo, per emettere onde che disturbano le onde del mio vicino, e quando magari se ci fosse un sistema per mettersi d'accordo saremmo uno e saremmo contenti tutti e due, risparmieremmo la metà dell'energia, quindi insomma questi sono tutti temi che secondo me andranno anche affrontati magari in sede di regolamento attuativo. Grazie. Buonasera a tutti, sono Andrea Maffei, Azzurri Italiani. Io ho una presentazione molto più breve di quella che ha fatto adesso quello che ha parlato prima di me. Lavoro da 20 anni nel campo delle telecomunicazioni, Telecom, quindi uno dei tre gestori che forse prima nominava, e ultimamente mi occupo degli applicativi verso la magistratura, quindi qualcosa un po' di particolare. E sono assolutamente favorevole al wifi libero, malgrado lavori in quell'azienda. Noi come partito non abbiamo parlato molto di questi punti che dobbiamo parlare questa sera, e quindi sto dando il mio parere. E per quello che riguarda da dove partire, partirei assolutamente dalle zone dove si può usufruire di più, cioè dove ci può essere il turismo, dove
dove la gente lo può usare, per poi andare a coprire tutte quelle zone che in questo momento non hanno questi tipi di servizi. È finito così. Io mi chiamo Mario Tornatore, per 30 anni ho fatto il vigile del fuoco, poi dopo nel 2003 causa una malattia, insomma, ho dovuto mollare quel lavoro e faccio l'architetto. Il mio incontro con, diciamo, più che altro col software libero è tramite un amico di cui abbiamo discusso tanto e siamo andati anche un po' in giro per il mondo a parlarne. Voi pensate che abbiamo avuto tante discussioni sul termine, sul concetto, voi pensate, di comunione e comunicazione, che senso aveva queste due parole all'interno di un contesto che viene chiamato libero. E abbiamo parlato tantissimo di questo. Ed è anche importante questo aspetto, perché secondo me oggi il concetto è quello, il rapporto che c'è fra la tecnologia e i vantaggi che offre la tecnologia, ma anche gli svantaggi, ma anche, come dire, anche la mancanza di comunicazione, perché quando le informazioni che vengono date sono tantissime, noi non possiamo più scegliere qual è quella che ci serve. E allora quello che conta secondo me in questo momento è proprio il fare, cioè cosa bisogna fare quando si ha a disposizione una tecnologia e delle idee, in fondo le idee camminano, sono nelle teste degli uomini, camminano sulle loro gambe. E allora io mi sono mosso molto in questo, diciamo, sotto questo aspetto, nel senso è il termine di libero. E quindi cosa vuol dire libero? L'accesso alle persone di poter crescere insieme a tutti quanti gli altri. E quindi la tecnologia in funzione di una crescita di tutta, poi in fondo, della società. Cosa abbiamo fatto? Siamo stati a Porto Alegre, dove c'è stato un grosso convegno in tutti i paesi dell'America Latina, paesi cattolici però, dove si parlava appunto di comunione e comunicazione, però all'interno di un sistema che è quello del software libero. Poi abbiamo avuto degli incontri molto particolari. Sull'aereo, mentre tornavamo in Italia, abbiamo incontrato la segretaria di Monsignor Celio. Celio è nient'altro che il vescovo, il ministro degli esteri del Vaticano, e anche loro sono molto interessati al concetto del software libero e infatti ci proponevano di fare qualcosa di simile, tipo software libero, comunione e spiritualità. Siamo stati con questo caro amico che fa parte del movimento, una delle persone più impegnate all'interno del movimento, siamo stati in un posto straordinario, bellissimo, che è in un paese del centro dell'Italia, dove c'è un convento, voi pensate, del 1200. E questo convento è a 50 km dal mare e all'intorno ci sono delle rovine romane. E pensavamo di fare di questo convento il centro, almeno italiano, insomma mondiale, come riferimento per quanto riguarda tutti il movimento del software libero. Più che altro perché il software libero è un tema di cui discuteremo dopo più nel dettaglio, più nello specifico. Certo. Se potessi dire due parole in merito a come si ponerei nei confronti della specificità della connettività del wireless libero o non libero per i cittadini. Sì, certo. Io sono completamente d'accordo su questo, che tutti abbiano queste possibilità. Infatti ci stiamo facendo un progetto con Michele proprio in un paese del Piemonte dove praticamente si tenterà di fare il primo paese in Italia dove c'è questo sistema di comunicazione in ogni, come dire, anche nelle frazioni più sperdute di questo paese di montagna. Non ho da dire molto perché è un po', secondo me, oltre che un problema tecnologico, è anche un problema, cioè praticamente di crescita della tecnologica del sistema, per cui non è che abbia da dire molto, se non che ben venga, che le persone abbiano tutte, anche le più sperdute, la possibilità di comunicare. Primo giro l'abbiamo concluso. Come dicevo, questo qui era giusto per rompere il ghiaccio, per capire un po' qual è la preparazione dei candidati in merito ai temi specifici che andiamo ad affrontare.
E come mi sono permesso di interrompere il nostro ultimo candidato, adesso arriviamo a un altro tema che ha vissuto una storia politica inversa rispetto a quella del wireless. Il wireless è un tema spesso discusso in campagna elettorale piuttosto che in convegni, dibattiti pubblici, ma non ha mai, almeno qui, ha sempre vissuto una vita minore, inferiore dal punto di vista politico. Soltanto l'altro giorno è uscito una legge regionale che tocca l'argomento del dettaglio, ma fino adesso, appunto, a parte il decreto, l'infame decreto Pisano, in poche altre situazioni si sono visti, si è toccato questo, questo tema. Il software libero invece ha vissuto un'esperienza esattamente opposta, ovvero è sempre comparso nella vita politica del paese. Ci sono normative nazionali, regionali, se ne è parlato anche qui nel Comune di Torino. Nel 2003 ha mosso una mozione a favore del software libero, però all'atto pratico ben pochi ne parlano nelle comunità, le comunità intendo politiche, ovunque decisionali, laddove invece dovrebbe essere uno strumento strategico nei confronti della crescita del paese. Anche in questo caso ho delle domande precise, delle domande puntuali, quindi non soltanto ovviamente la posizione dei singoli candidati nei confronti della libertà del software, della condivisione del codice sorgente, delle applicazioni che mandano avanti l'amministrazione della città, del paese, della regione, quello che è, ma più esattamente nel caso specifico della città di Torino o comunque del territorio in cui viviamo, se conoscono, se hanno avuto modo di studiare, verificare, analizzare quelle che sono state finora le sperimentazioni del CSI, come ben noto ente che conosciamo dedicato all'innovazione e alla ricerca nella regione. Quindi come se queste sperimentazioni hanno finora dato dei risultati oppure no, se sono sufficienti ad avere un giudizio completo nei confronti del software libero della pubblica amministrazione o no, se servono altro oppure no. E poi anche in questo caso chiederei una sorta di impegno nei confronti del supporto all'ingresso del software libero in comune, in amministrazione, non soltanto però con un sì mi piace bella idea, ma anche con quelle che potranno essere in futuro azioni concrete, azioni pratiche, quali potranno essere supporti a delle normative, leggi o altri snodi normativi che permettano di radicare la diffusione, l'utilizzo del software libero, rigorosamente libero, dell'amministrazione. Ecco, ovviamente, come nel caso del wireless, anche rispetto al software libero sono in gioco considerazioni anche di carattere più generale, perché io penso che sia all'ordine del giorno della società contemporanea, non a caso la chiamiamo la società dell'informazione, proprio un ripensamento di quello che sono le regole con le quali vengono distribuite, vendute, censurate, diffuse, promosse le idee. Cioè quell'insieme di codici etici, morali, legali, commerciali che valevano per un certo tipo di comunicazione, che era sempre una comunicazione da uno a molti, perché è così la televisione, è così la radio, è così il libro, di fronte invece a comunicazioni che si basano sul da molti a molti, cambia tutto, cambia anche il modo di fare la rete, come veniva prima ricordato, rispetto alle reti che nascono dal basso, alle reti mesh, alla possibilità di comunicare, non perché c'è una telco che mette in comunicazione tanti terminali, ma perché c'è la propria rete. Ecco.
cambia anche il modo di sviluppare il software, cambia il modo di sviluppare, di gestire in generale il patrimonio intellettuale e quindi nasce l'esigenza di avere strumenti che consentono di valorizzarlo. È nata prima l'esigenza del software libero e poi l'esigenza di quelli che si chiamano chiamati Creative Commons, cioè di una legislazione diversa sul diritto d'autore in genere. Probabilmente dal punto di vista logico viene prima il problema del Creative Commons, del quale secondo me il software libero è uno dei subset, cioè è uno degli aspetti. Allora il problema qual è? Io devo riuscire a tirare fuori il massimo della produzione anche di software, sia in termini di quantità che di qualità che di velocità, dal fatto che il software si sviluppa in maniera collaborativa. Questo, l'impatto di questa cosa è enorme, può riguardare di più diversi settori. Anni fa, parlando del software libero in Piemonte, si erano individuati due esempi campione. Uno riguardava il problema dell'aggiornamento dei sistemi informativi delle aziende metalmeccaniche, ne parlavamo prima, quindi i costi di trasferimento delle licenze da Microsoft Windows NT a 2000, che era uno dei sistemi più diffusi dall'indagine fatta delle imprese metalmeccaniche, imprese che avevano pochissimi computer. Ecco, la quantità di soldi che l'industria torinese ha speso in termini di licenze per fare quell'operazione è stata enorme. Se noi avessimo utilizzato quei fondi per anticipare lo sviluppo di sistemi di condivisione di file per ufficio liberi, avremmo ottenuto tutta una serie di effetti positivi. Primo, un effetto sulla comunità internazionale, cioè il software per fare queste cose qua, libero e disponibile per tutti, sarebbe stato disponibile con qualità e tempi più rapidi, maggiori. Secondo, avremmo lavorato di più qui, quindi avremmo aumentato il PIL, pur famigerando di più. Terzo, le aziende nello insieme avrebbero speso di meno e quindi sarebbero state più competitive, perché alla fine il costo anche della licenza software di un'azienda metalmeccanica si ripercuote sul costo della produzione. Quarto, avremmo migliorato la bilancia dei pagamenti, perché comunque in Italia software, la licenza se ne vende pochissimo, quindi diciamo un po' il WTO impone ai paesi quando entrano: dovete fare una legislazione che persegua chi vende copie abusive del software. Non è un fatto scontato, ovviamente viene imposto perché è un paese come l'Iran che non ha un'industria nazionale, quando è un software gliene frega niente di spendere soldi. Questo è un problema. Se io faccio il consulente, vado a fare una consulenza e non mi pagano la fattura, non è che va la polizia a perseguire chi non mi paga la fattura, devo andare io da un giudice civile a farmi fare. Quindi invece il meccanismo della licenza è anche un modo per dire che polizie di mezzo mondo garantiscono il fatto che io ottenga il pagamento per una licenza. Poi c'è un secondo aspetto, anche che sovente viene trascurato, che è quello del firmware, cioè di quella parte di software che sta all'interno dei device. E qui ci può essere la seconda dinamica che è importante della condivisione della conoscenza. Allora, un po' di anni fa, in Piemonte, secondo me sbagliando, ha abbandonato il settore delle nuove tecnologie, di fatto, diciamo a certi livelli, ecco, quando Piemonte era una delle zone al mondo in cui si era in grado di produrre processore, diciamo, con i 20, una delle, ci siamo fermati di un pezzo. E se io oggi devo prendere un device e costruirlo per metterlo in produzione, per fare un oggetto che possa essere un citofono piuttosto che un ripetitore wifi piuttosto che un'altra cosa, se io devo costruirmi il software da zero per la parte embedded, la quantità di ricerca che devo metterci dentro è enorme, i costi sono enormi, e i tempi sono anche molto elevati. Se invece io uso software libero, partendo già da un patrimonio condiviso, sono in grado di mettere solo quella parte che serve a me per fare il mio device e restituisco alla comunità un software che è più evoluto e sarà sempre più evoluto dello stesso software prodotto in un'organizzazione che, per quanto grande, non sarà mai grande come la totalità degli sviluppatori che ci sono dietro. Quindi secondo noi questa è una sfida che non è che riguarda solo Torino, è una sfida che riguarda in generale Italia, ma il mondo, sulla quale sicuramente bisogna avere il coraggio di operare con scelte coraggiose, ovviamente ben ponderate, ma diciamo all'interno di un processo generale di revisione, di liberalizzazione e di revisione delle scelte organizzative
nel modello di società e di Stato che abbiamo. Rispetto, ovviamente questo riguarda, nel caso di Torino, noi abbiamo, secondo me, un esempio lampante di questo. Abbiamo due città di CSI e gli esperimenti del CSI e cosa ha fatto il CSI. Il CSI è nato con per rispondere ad un'esigenza. Io sono convinto che la nascita del CSI, voluto dalle giunte di sinistra, fosse una cosa giusta, cioè avendo la necessità di acquisire un elaboratore centrale molto costoso che le singole amministrazioni locali non erano in grado di acquisire, si costituisce un consorzio che acquista e noleggia questo calcolatore alle singole amministrazioni, provincia, regione, comune, università e così via. Oggi questo consorzio è cresciuto e purtroppo è figlio degli errori che sono stati commessi purtroppo anche da noi, purtroppo anche dalla sinistra, di lasciare che il pubblico diventasse semplicemente la camera di compensazione delle inefficienze della società. Quindi ovviamente il CSI è cresciuto anche, diciamo, non solo per continuare a rispondere alle esigenze di sviluppo dei sistemi informativi della pubblica amministrazione, ma anche per rispondere alle esigenze di sopravvivere, di far sopravvivere un'industria importante. Oggi come oggi il CSI è un pezzo importante dell'industria dei siti piemontesi. Ora, però è anche un patrimonio, è un patrimonio pubblico importante. Allora, dove deve stare l'abilità e il coraggio della politica? Deve essere quella di dire, ma allora io avevo un ente che era nato per risolvere un problema, ho un ente oggi che sarebbe in grado di concentrare al suo interno risorse e conoscenze professionali e anche quella caratteristica pubblica che può aiutare nello sviluppo del software libero, perché ovviamente è più semplice mettere d'accordo, almeno in teoria, dovrebbe essere più semplice mettere d'accordo delle amministrazioni pubbliche che lavorano, quindi non dovrebbero avere il timore di perdere del profitto, per insegnare anche all'industria ICT piemontese che il software libero conviene a chi usa il software e anche a chi lo produce. Io ne sono convinto a livello globale, ma a livello italiano, piemontese in particolare, i conti sono presto fatti. Allora, penso che questa sarà la fine dei prossimi anni, il CSI, e penso che piuttosto che lasciare, io devo dire la verità, questo lo dico ovviamente a livello personale, non, ho giudicato il cambio al vertice del CSI dopo tanti anni, fatto in uscita da parte di una giunta regionale un po' troppo repentino, ecco, forse sarebbe stato meglio negli anni precedenti procedere a un'operazione di questo genere. Oggi, secondo me, è una cosa che può essere fatta, tra parentesi ci sono i numeri dentro il CSI per poter fare anche cose importanti, diciamo, dal punto di vista della massa, sia economica che dei lavoratori coinvolti, quindi del software che si può produrre, dei risparmi che possono essere fatti, e quindi penso che il CSI dovrebbe diventare un centro di eccellenza attorno a cui partire con l'utilizzo del software libero all'interno degli enti pubblici, ma poi tendenzialmente per estenderlo anche all'esterno. Alcuni grandi progetti che sono nati in maniera più o meno episodica a Monaco, a Vienna, no? Almeno nelle linee guida si erano posti questo problema di inserirsi all'interno del patrimonio industriale e della conoscenza della città, e penso che secondo me questo è quello che dovrebbe essere fatto, se io sono convinto che sia una delle priorità, anche perché comunque adesso nei prossimi mesi andremo incontro un po', come capitò quando si lanciò, ne parlavamo prima con Ciurci, questo progetto, allora chiamavamo di Samba 3 con l'AMMA, adesso è di nuovo un momento di svolta, quindi nei momenti di svolta quali sono previsti degli investimenti è ovviamente facile. Su questo voglio solo concludere ricordando una cosa, che quello che è considerato in genere l'ostacolo principale, cioè l'impiegato della pubblica amministrazione non sa usare software libero, per dare una piccola parentesi, oggi usare software libero è molto più facile che usare software proprietario. Io, nella mia piccola esperienza, vedo che quando la gente non glielo fai vedere il software proprietario e gli dai subito il software libero, imparano più rapidamente che sul software proprietario, non si accorgono della differenza. La gente magari mi chiama dopo 6 o 7 mesi e mi dice, ma quando lancio l'exe col giochino, no, viene fuori un'icona diversa, ma se no per quel po' di tempo, ecco, utilizzano software. Quindi questo, non è questo il problema. Certamente il software proprietario si basa
sul fatto di aver privatizzato un'interfaccia d'uso che è quella del personal computer, e quindi io, dal punto di vista dell'utente, dell'applicativo, delle basi dati, sono obbligato a pagare un prezzo. Nel caso dell'utente il prezzo chiamiamolo formazione. Allora, questa è una grande occasione però, perché nella misura nella quale io approfitto di questa apparente difficoltà, lo faccio diventare un punto di forza, posso investire i soldi che avrei dovuto investire in licenze, in formazione, e oltre al beneficio diretto sul progetto che io ho impostato su software libero, ottengo un grande progetto di formazione del personale della pubblica amministrazione, delle imprese private, che avrà una miglior conoscenza delle nuove tecnologie. Per due motivi: uno, banale, che avranno fatto un corso in più, e il secondo, sostanziale, perché il fatto che il software sia libero, oltre a favorire lo sviluppo del software, perché io, potendone condividere la conoscenza, i presupposti e i pezzi di codice, ogni volta non devo ripartire da zero, vado avanti, collaboro e quindi sono più potente, lo stesso riguarda il consumo, perché ovviamente la conoscibilità che mi dà il software libero è potenzialmente illimitata. Sta solo a capire quanto io, utente del computer, ho interesse o voglia di approfondire il tema. Quindi quella formazione fatta sul personale per il software libero è di qualità superiore e potenzialmente è una formazione che non invecchia. Quello che si impara oggi sul software libero varrà anche tra 10 anni, a differenza di quello che in genere capita con le interfacce proprietarie. Io penso che però su questo, insieme al CSI, vada studiata anche una modalità diversa. Bisogna avere il coraggio di affrontare il tema del marketing. Oggi le nuove tecnologie si vendono con il marketing, quindi le aziende sono incentivate a vendere i prodotti legati al software proprietario, perché ottengono degli incentivi alla vendita. Chi compra è incentivato dal fatto che ci sono finanziari che finanziano per l'acquisto di hardware accompagnato dallo software proprietario, c'è un problema di certificazione, di qualità e così via. Quindi penso che sarebbe necessario istituire una consulta tra, facendosi aiutare dal Politecnico di Torino, da altri enti di ricerca, che stabilisca una specie di bollettino di garanzia sul software libero, che consenta a chi consuma software libero di poter accumulare dei punti veri e propri, che gli possono valere anche banalmente nel rapporto con la comunità, quando chiede supporto per dire: io sono uno che comunque ha contribuito parecchio al software libero solo perché ne ho comprato pezzi di sviluppo nuovo. Allo stesso modo che le aziende che producono software libero ottengono una certificazione non basata sulla scelta questo sì, quello no, una certificazione oggettiva, una misurazione oggettiva. Quest'anno ho venduto, ho installato, ho mantenuto, ho scritto, ho partecipato a progetti tanti basati su software libero, e poi prevedere un sistema di garanzia rispetto al fatto che il software libero dia comunque continuità. Cioè, grazie a quel sistema di bollini che può certificare venditori, banalmente lo voglio chiamare così, e acquirenti, no, banalmente lo chiamo così, ma mi riferisco ad una comunità più eterogenea che comprende lo sviluppatore, il consumatore e così via, che consenta di dire che questo ente ti certifica che quella soluzione tecnologica non è una soluzione tecnologica che ti lascia chiuso in una condizione nella quale non potrai andare avanti nello sviluppo della tua attività. Quindi se devi spendere tanti soldi per rifare un sistema informativo, non rischi di basarti su un software magari libero il cui sviluppo nel futuro non è garantito che prosegua, perché questo consorzio, questo garantisce il fatto che questo software in generale e in particolare verrà sviluppato. Secondo me in questo modo si può aiutare la pubblica amministrazione, le grandi aziende a fare anche grandi investimenti e a vincere quelle resistenze che sovente sono di marketing nell'affrontare questa sfida. Ho usato prima la parola con semplicità venditori acquirenti per dire che questa secondo me deve essere anche una grande operazione di marketing in grado di aiutare il software libero
a imporsi dei grandi volumi. Ricordatevi che oggi Torino è un'azienda grandissima e quindi ovviamente una scelta di questo genere sul comune di Torino non è una scelta diciamo marginale, ecco, è come cambiare il sistema informativo di una grande azienda. Dunque, io intanto partirei comunque allargando un pochino il tema, nel senso che è vero che il software libero è un elemento di un discorso più grande legato alle modalità di condivisione della conoscenza, che va a toccare appunto anche le licenze Creative Commons, anche se appunto non tutte le licenze Creative Commons sono libere, quindi poi c'è una lunga discussione in materia, che va a toccare anche il tema dell'accesso ai dati, dei formati dei dati, dell'apertura degli standard. Ci sono tutta una serie di elementi che servono a costruire un'architettura di condivisione libera della conoscenza. Un ecosistema ce l'ha, sì, una delle aziende che ho fondato, le famose sei che dicevo prima, faceva embedded Linux, quindi è anche il plan del film che dicevamo prima, e fa parte anche di questa categoria. E il problema è creare un ecosistema della conoscenza, perché comunque da sempre l'umanità si evolve aggiungendo un pezzettino a quello che c'è stato scoperto prima. Questa idea del copyright, che in realtà è un'idea moderna, cioè le prime forme di copyright risalgono al 700 ed è soltanto nel 900 che poi veramente questa è la spinta all'estremo con continui allungamenti della durata del copyright, eccetera. E questa idea che si possa dire che quello che io ho pensato, ho disegnato è mio, in realtà si basa su un errore di prospettiva, perché tu per pensare, per inventare tra virgolette quella cosa lì, in realtà hai dovuto imparare magari per 20 anni studiando fin da quando eri bambino per arrivare fino a una laurea, no? Tutta una serie di nozioni che non hai scoperto tu, non hai inventato tu, e se tu non avessi avuto la possibilità di accedere a quelle nozioni perché magari dovevi pagare e magari non avevi soldi per pagare, o magari addirittura anche avendo i soldi per pagare comunque chi le possedeva non te le voleva dare, e allora non saresti certamente arrivato lì. E quindi dire che a quel punto tutto il risultato è tuo e quindi tu lo puoi bloccare e non lo vuoi fare accedere a nessuno è anche concettualmente una follia. E soprattutto blocca questo circolo vitale, che è il circolo vitale di produzione di nuova conoscenza in senso lato, che poi vuol dire nuova arte, ma vuol dire poi anche nuove invenzioni, quindi nuova ricerca scientifica, nuova ricerca applicata e nuove aziende, alla fine nuova tecnologia, nuove aziende. Ed è proprio lì che poi si ferma l'innovazione. Perché a livello internazionale c'è chiaramente questo meccanismo per cercare di costruire un'industria dell'innovazione tecnologica, nell'informatica in particolare, che è concentrata peraltro in pochi grandi gruppi, in pochissime parti del pianeta, e un po' di rendere tutto il resto del pianeta controllato e controllabile tramite questi strumenti software, economicamente, ma addirittura poi ci arriva anche il discorso strategico di questi sistemi operativi proprietari che non sai che quando ti collegano a un server, che informazioni mandano, cioè, ci sono anche dei discorsi proprio di strategici. Io mi preoccupo se so che il nostro esercito, la nostra pubblica amministrazione, il nostro governo usano dei sistemi proprietari, perché non so questi sistemi che informazioni possono prendere, mandare e mandare in giro, insomma. Per cui il problema è come costruire a Torino un ecosistema della conoscenza che sia funzionale alla circolazione delle idee e quindi alla produzione di innovazione, anche se questo termine appunto discutiamo prima può essere ambiguo, però di nuove idee che possano creare un nuovo sviluppo in senso lato, non necessariamente soltanto economico. E chiaramente il software libero è un mattone essenziale di questo, ma questo chi è del settore lo sa ormai da una vita, cioè mi ricordo però quando questo, diciamo, nella percezione molti passi avanti sono stati fatti, nel senso che quando appunto partì Vitaminic era il 1999, io ero direttore tecnico, mi dissero bene, allora dobbiamo cominciare a sviluppare il sito, ti compriamo Vignette, ti compriamo Oracle, Vignette era il CMS che si usava all'epoca, costava 100.000 euro la licenza, anche sono stati 100 milioni di lire, comunque costava una cifra folle la licenza, Oracle, vuoi fare una roba seria, Oracle non puoi mica usare una roba così trovata in rete scaricata. E disse no, io voglio usare PHP che è appena uscita la versione 3, voglio usare MySQL, questa roba strana non sapevo. E questi mi guardarono male, però dissero ci fidiamo, va bene, sei tu, fai. E grazie a quelle cose lì riuscimmo a costituire questa azienda, a creare un sito in un mese di lavoro, che poi funzionava meglio, nel senso che addirittura funzionava meglio dei siti di alcuni nostri concorrenti che avevano queste mega applicazioni che poi magari funzionavano anche peggio, perché poi alla fine il software libero funziona anche meglio, diciamo. Il settore lo sa. Rispetto a quei tempi lì in cui bisognava convincere un'azienda a usare il software libero, adesso in molti casi è un po' cambiato.
diventa forse difficile però quando ci si avvicina alla grande azienda, per cui se invece parliamo magari di grandi aziende che hanno anche appunto dei ragionamenti effettivamente non dipendenti solo dalla qualità del software ma dipendenti dai ragionamenti di marketing sicuramente, quindi il venditore che ha un'azienda e si dice fidati, quando non ti dice ti do un regalo se mi compri il mio software, poi ci sono anche quei meccanismi lì. Ma anche meccanismi strategici, c'è il famoso FAD sul software libero in cui ti dicono ma che questa roba chissà chi l'ha fatta, fra un anno sparisce, questo non c'è più, invece se compri il software Microsoft ci sarà sempre la Microsoft che ti fa assistenza a pagamento, ma te la fa e stai tranquillo. E su questo effettivamente un'iniziativa per dare sicurezza a chi acquista può avere senso, quindi è anche il discorso che facevamo prima, quindi può essere sensato di costituire una serie di entità che possono garantire una continuità nell'assistenza, eccetera. Io divento sempre un po' preoccupato quando si parla di centralizzare queste cose sotto il controllo della pubblica amministrazione, il software libero è un esempio di concorrenza selvaggia, nel senso che proprio per la sua natura chiunque può fare un progetto nuovo, anche se ne esiste già uno in parallelo che fa le stesse cose, addirittura puoi prendere il progetto che c'è, fare un fork e provare a fare una versione diversa. E quindi in realtà è vero che c'è una grande cooperazione in rete per cui tante persone dal giro del mondo si mettono insieme e sviluppano dei pezzettini che tutti insieme fanno il software, e anche vero che c'è una competizione selvaggia per cui chiunque è libero di proporre un altro software libero che fa quello che fa già quello, ed è anche da questa competizione che nasce continua l'efficacia del software libero, perché non appena uno di questi progetti perde un po' slancio, fa qualche scelta tecnica che non va, o anche scelta di policy che non va, immediatamente ne nasce un altro e alla fine velocemente si arriva sempre alla soluzione più efficiente. E quindi adesso sul ruolo del CSI magari ne parleremo poi con calma al prossimo giro, non mi dilungo, però questo approccio al software libero appunto io ci andrei un po' cauto col cercare di mantenerlo troppo sotto controllo, perché per sua natura è un processo di sviluppo anarchico che secondo me beneficia del fatto di essere anarchico. Io le do un po' per scontate le cose che chiedi, quel settore ce le diciamo da 10 anni che bisogna portare il software libero appunto alla pubblica amministrazione, adesso non è che vi vengo a ripetere tutte le cose che bisogna fare, in realtà chi è dell'ambiente le sa, e quindi massimo sostegno ovviamente andare avanti su queste cose. È vero, questo effettivamente lo testimonio anch'io, che il software libero può anche essere un modo per facilitare l'alfabetizzazione informatica, perché da una parte abbassa i costi, per cui tu ti devi comprare l'hardware ma meno il software non te lo devi comprare. E qui c'è, in teoria non è una cosa che dipende dal comune, ma è bellissimo avere qua veramente la possibilità in tutti i negozi di comprare il computer senza Windows e cose del genere, o di farsi ridare i soldi, perché la possibilità che esiste teoricamente ma praticamente è un po' diversa dalla realtà. Quindi magari anche su questo in realtà le forze, cioè gli enti locali possono avviare un progetto per esempio di incentivazione della vendita di hardware senza il software proprietario sopra. Cioè, ci sono tante piccole azioni che si possono fare. L'importante è che sia chiaro il principio, cioè che l'obiettivo è comunque quello di creare un sistema per cui questa conoscenza circoli il più possibile. E tra l'altro, questo magari quando parliamo del CSI parliamo anche di incubatore, nuove imprese, cioè ci sono dei discorsi interessanti. Grazie. 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 Sicuramente il... Il software privato è sempre stato quello che ha costretto le aziende a spendere un sacco di soldi per continuare al rilascio di nuove licenze, al rilascio di nuovi pacchetti, di cambiare non solo la licenza e quindi pagare la nuova licenza, ma anche tutta la serie di cose come l'hardware e l'infrastruttura che lo detiene e tante altre cose. Infatti diciamo l'information technology di tutte le aziende è uno dei primi reparti che viene isolato come il reparto più costoso e oneroso di qualsiasi azienda, perché il marketing fa soldi, il commerciale fa soldi, l'information technology fa spesa, un po' per fare i corsi di formazione, un po' per tante altre cose. Quindi il software libero penso che sia realmente un qualche cosa che possa modificare quello che sostanzialmente quello che c'è adesso, anche se io per esperienza mia personale vedo che molte cose non si possono modificare ancora, perché ad esempio noi abbiamo avuto un'esperienza con SAP
che attaccava Excel e con Open Access noi non potevamo attaccarci niente e quindi non almeno all'epoca quando noi avevamo fatto questi studi e quindi non sempre si può modificare e passare e andare via da Microsoft che è una delle cose più penso costose per un'azienda. Poi vabbè. Per quanto riguarda nella pubblica amministrazione si possono fare sicuramente degli esperimenti, andare avanti e andare avanti così. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico non sono un esperto, però io parto da questo principio. Se superstizione popolare vuol dire superstizione che nasce dal popolo oppure che è imposta al popolo. Oggi io trovo nel software libero una risposta a questa condizione, cioè vuol dire una condizione di portare verso il popolo la libertà. Quindi mi affascina molto l'idea che può produrre un cambiamento all'interno della società e proporre il software libero. Io mi sto proponendo come consigliere comunale, quindi il livello più basso. Se riesco a, come dire, a superare questo ostacolo, voi ditemi quello che devo fare e io personalmente mi impegno a farlo. Più di questo non riesco a dirvi. Grazie. Ultimissima questione che andiamo a toccare. Inevitabilmente parlando di questi argomenti è saltato fuori il nome di CSI, perché è inevitabile, in Torino, a Torino, in provincia e regione, è inevitabile parlare di CT, di innovazione, di tecnologia, senza tirare in mezzo CSI. La domanda è proprio questa, è un bene o un male che CSI sia sempre così presente, così, la sua presenza sia così forte all'interno del settore tecnologico locale? È giusto che ci sia un ente che primeggia su un mercato libero? È giusto? È sbagliato? Bisognerebbe promuovere maggiormente la competizione sul libero mercato piuttosto che è giusto che ci sia un coordinamento, un controllo centrale? E poi anche mi permetto di chiedere e domandare anche un giudizio personale su come viene condotta l'azienda, al di là del fatto che sia un bene o un male dal punto di vista pratico, se nel caso specifico CSI viene condotto fino ad oggi le azioni, le scelte che sono state compiute all'interno di questa organizzazione possono essere considerate giuste o sbagliate, anche laddove bene o male sono pregiudizi di Dio, quindi non a chi giusto o sbagliato va al di là delle definizioni. Sì, che non vorrei che Bertola quindi superasse a destra, una cosa inquietante, no? Non è... lungi da me ritenere che il CSI debba avere un po' questo ruolo di moderatore, quello che hai avuto tu prima, che ci hai interrotto, spero che dopo, perché aveva cominciato un ragionamento interessante che mi sono rimasto in testa e volevo sentire proseguire quando l'argomento era il wifi, quindi poi lo invito a completarlo. No, io non penso affatto al fatto, anzi, io ho detto che il CSI ha avuto un ruolo nel passato, è servito, si è molto riempito, faccio trasparire in questo il fatto di essere uno di quelli che all'interno, diciamo così, del centro-sinistra, del Partito Democratico, più sente l'esigenza di andare avanti, di svecchiare una pubblica amministrazione che diventa difficilmente sostenibile per il Paese. Dopodiché, dico, c'è un patrimonio che è costato anche tasse di cittadini, che è costato anche impegno di conoscenza da parte di chi ci lavora dentro. E allora mi pongo un problema e dico, in che modo rispondo alle nuove esigenze avendo un patrimonio che probabilmente, così, sicuramente così com'è, non è più adeguato alle nuove esigenze? Questo è il punto. E ovviamente non anche la mia idea di avere un meccanismo che aiuti il fatto che un manager di un'azienda o un funzionario di un comune
non abbia quella sensibilità che magari oggi a questo tavolo è sembrata esserci rispetto alle scelte tecnologiche, ma dico, diamo un meccanismo che aiuti questa scelta. E ho sottolineato che ovviamente non bisogna irrigidimentare, cioè non bisogna dire questo progetto su software libero va bene, quell'altro no. Anzi, secondo me software libero ha proprio questo elemento interessante proprio nel rendere di nuovo competitivo lo sviluppo del software. Deve essere semplicemente una mano nel dire questo progetto è un progetto, quell'azienda, questo progetto è un progetto sul quale sono stati accumulate una serie di esperienze, in modo che chi fa una scelta, se ha voglia di fare una scelta più conservatrice nell'ambito del software libero, sia in grado di avere un modello simile a quello che trova nel software commerciale. Io non penso che questo, cioè io penso che secondo me un buon tecnico, un buon dirigente può essere in grado di scegliere una soluzione libera senza bisogno di avere questo punto di riferimento, ma proprio perché lo citavo lui prima rispetto al modo in cui il partito privato pirata viene vissuto nel nord Europa rispetto all'Italia, proprio perché l'Italia su certi aspetti è un po' più arretrato, può essere un modo per dargli una mano. E quindi penso che avere il GSI oggi sia un elemento da, e anche visto com'è il livello di arretratezza dell'industria SIT piemontese, possa essere un elemento positivo, anche perché, diciamo prima, un patrimonio pubblico, secondo me, eccessivamente centralizzato, eccessivamente pesante, eccessivamente costoso, però comunque è un patrimonio pubblico che non deve essere dilapidato, deve essere promosso, e neanche semplicemente diviso facendo spezzatini come qualcuno pensa di fare, perché non è che se io ho un grande patrimonio pubblico, magari inefficiente, se lo divido in tanti pezzettini inefficienti, no, ho risolto il problema, rischio semplicemente di moltiplicare cariche, no? Perché poi qua è facile adesso, come si moltiplicano i candidati sindaci, così si moltiplicano anche i consiglieri di amministrazione. Invece di avere un consiglio di amministrazione di un pachiderma non più efficiente, ne faccio 10 pachidermini inefficienti, non ho risolto il problema. Ecco. Sicuramente oggi, non so, io penso che oggi il CSI gestisca 180 milioni di euro di costo della produzione. È una cifra enorme. Cioè, nel mercato dell'ICT piemontese è come, diciamo, buttare un sasso dentro un lago che è grande come due terzi di questo lago, quindi metterlo e toglierlo è un'operazione che io dico bisogna giocare sul fatto che questo masso va gestito approfittandolo per fare spazio per il software libero. Ecco, questa è un po' la mia proposta. Non mi voglio esprimere rispetto a giudizi sul CSI, se non far notare una cosa anche rispetto a quello che dicevo prima, rispetto all'avvicendamento del CSI. Attenzione che il CSI, avendo tutti i difetti e i pregi della grande impresa pubblica, rispetto ai difetti, che purtroppo in Italia soprattutto, ma non solo, grandi imprese pubbliche, soprattutto quelle tecnologiche, dove il controllo da parte della politica e del cittadino, visto che la politica cittadina è arretrata, è difficile, in genere sono accompagnati da situazioni, diciamo così, di malcostume e di inefficienze nei costi della produzione che non dipendono dal fatto di non essere adeguato ai tempi, ma dipendono dal fatto che si ruba e ci si aumenta lo stipendio in maniera indefinita. Ecco, devo dire che in questi anni il CSI è stato comunque un esempio di buona amministrazione di questo patrimonio. Se fosse stato amministrato diversamente in passato, le cose probabilmente sarebbero esplose molto prima, e anche questo. Quindi anche al patrimonio di persone che lavorano nel GSI penso che bisogna guardare. Detto questo, secondo me bisogna procedere senza ritrosie e senza affrontando il nodo, perché oggi qualunque progetto nella pubblica amministrazione piemontese si faccia, purtroppo il GSI, a parte il fatto che alla fine mette dei soldi, è l'elemento di conservazione, è l'elemento di blocco. È il posto dove le nuove idee si fermano. Quando nei primi tempi della giunta Bresso si cominciò a parlare di alcuni progetti proprio legati al software libero e al wifi, proprio quelli su wifi di cui parlavamo adesso, io dissi, va bene, se alla fine si farà col CSI, che almeno che la quota che resterà al CSI per le spese generali non sia superiore al 65% dei fondi investiti nell'operazione. Mi guardarono tutti come se fossi matto. A conti fatti, 7 milioni e mezzo di euro investiti per ridurre il digital divide in Italia, praticamente su quel progetto in Piemonte, praticamente 6
milioni di euro sono finiti nel CSI a giustificare l'operazione, fare lo studio, scrivere la gara, gestire la cosa. E ovviamente per una regione come il Piemonte, per una provincia come Torino, per una città come Torino che ha questo problema di riqualificare una potenza industriale enorme in un mondo che cambia nuovo, non mi posso permettere, con la pressione fiscale che abbiamo, non mi posso permettere che se io qua ho 7 milioni di euro da investire nell'innovazione, quando uso questa leva, questa pala, la gran parte di questa pala viene mangiata da queste spese e alla fine mi rimane un coso come quello con cui faccio i buchi per i gerani. Quindi questo elemento rimane, e rimane l'elemento del fatto che, avendo affidato tutta la gestione dell'ICT al CSI, che a sua volta si rivolge ad imprese che di fatto fanno solo un po' di renta, no? Diventano delle specie di agenzie interinali che si svuotano all'interno dei patrimoni di conoscenza e prestano, vivono perché affittano i propri dipendenti al CSI. Poi, quando giustamente questo rapporto tra i costi e i risultati diventa insostenibile, un ente pubblico come il CSI cosa fa? Taglia sulle consulenze, non potendo tagliare sui dipendenti, sulle strutture, sulle sedie, sulle automobili, perché non è facile chiudere una sede, non dico solo licenziare, ma non è che è facile chiudere una sede, CSI. Il risultato qual è? Che tagliano sui consulenti, con un effetto depressivo sul mercato delle sedie, perché magari anche aziende che facevano anche delle cose interessanti, anche nuove, magari anche portavano wifi in qualche vallata dove non c'erano, che avevano una parte del loro reddito che nasceva dal fatto che affittavano una persona al CSI, non che questo sia giusto, limitarsi a togliere, a lasciare solo la struttura, portinai, sedi, riscaldamento, corrente elettrica, di fatto ha un effetto regressivo sulle siti. Quindi io oggi, se mi pongo solo il problema di ridurre le dimensioni del CSI, punto, e non della qualità anche della spesa che poi il CSI opera sul territorio, rischio di avere un effetto depressivo sul mercato delle sedi, e quindi l'ultima analisi, rischio di fare dei passi indietro. Io lo ripeto in conclusione, penso che con il software libero si possono prendere in questa vicenda tre piccioli con una fava, bisogna solo avere il coraggio di farlo. Il coraggio di farlo sta nel fatto di avere forze politiche che hanno il coraggio di andare avanti, di guardare. Siamo un dibattito elettorale, perché vi dica che sicuramente nell'impero Fassino si trova questa capacità. Ma detto questo, anche all'interno delle istituzioni, all'interno delle forze politiche, all'interno della società civile, bisogna avere il coraggio di fare pressioni in favore di questa cosa. Diceva prima Vittorio, ma tutti hanno approvato la legge sul wifi perché genericamente è stata vissuta come una cosa che in campagna elettorale, no? Ecco, porta consenso. Io non lo trovo, cioè, non sono neanche d'accordo al 100%, perché ho paura che non sia così. Ecco, l'impressione che sovente senti politici televisione che dicono la pedopornografia, al gay, quindi non lo so, me lo auguro. Però diciamo che se si riuscisse a far capire al mondo politico che più si va verso il software libero e più si prendono voti, ecco, penso che questo sarebbe un buon risultato. Diciamo che io il mio voto lo darei molto volentieri, anche se... A parte che rispondo alla frecciatina sul posizionamento, noi ovviamente non siamo di sinistra né di destra, ci crediamo veramente, nel senso che purtroppo è passata questa idea che noi siamo alla fine allineati con la sinistra, forse è il punto. No, ma certo, però visto che hai parlato di superamento a destra, in realtà noi ci troviamo su certe idee, forse è il PD che dovrebbe chiedersi come mai non si trova sulla situazione della sinistra, ma no, comunque ci troviamo su certi temi con loro volentieri, e magari su altri non ci troviamo, quindi io vorrei discutere più nella sostanza. La prima volta che io sono finito a occuparmi, ho scoperto il ruolo del CSI, era appunto quando sono stato consigliere d'amministrazione da studente al Politecnico, erano 96-97, ed è stato per ripianare un buco di bilancio del CSI e del cugino CSP, di cui dovremmo anche parlare, perché allora la scelta strategica sbagliata era stata comprare un supercalcolatore nel momento in cui in tutto il mondo si stavano fermando i PC, la potenza di calcolo diventava disponibile in maniera diffusa dappertutto e i supercalcolatori non servivano più niente. Quindi già allora c'era stata da parte dell'amministrazione, del centro-sinistra, una scelta strategica sbagliata
che poi andava ripagata ripianando questo buco non solo da parte dei soci pubblici e antipubblici, ma anche degli atenei, così erano la loro quota. E andando avanti negli anni, le cose non è che siano mai cambiate molto, nel senso che quando appunto ho avuto aperto una piccola azienda di ICT che faceva innovazione su wireless, applicazioni per cellulari, quando ancora era innovativa, nei primi anni così facevano, a un certo punto è arrivato il CSP e ci ha detto c'è un progetto europeo per fare applicazioni innovative, per usare i cellulari per aiutare la società, il business, i piccoli negozi, quello che volete, c'è un bando, ha presentato un progetto, e ci siamo guardati, mi hanno detto ma che tipo serve, cosa può essere utile per l'organizzare, ho detto no, ha presentato un progetto, perché c'è un bando europeo, noi ci diamo dei soldi, solo che dobbiamo dare un po' alle piccole imprese del territorio, se no non possiamo avere i fondi. Cioè, tutti questi canali spesso ragionano in questo modo, cioè diventano collettori di fondi, di bandi, di cose per giustificare la propria esistenza. Questo senza nulla togliere poi al fatto che il CSI, il CSB, eccetera, fanno anche delle cose utili, non è che è tutto così. Però c'è un problema di strutture talmente giganti che diventano, come tutte le strutture giganti, mirate soltanto alla propria autoconservazione. E questo è un problema che sicuramente va affrontato. E allora, secondo me appunto tu dicevi prima dobbiamo stare attenti a eliminare il CSI perché il sistema ICT piemontese è arretrato e il CSI può essere un punto di eccellenza. Secondo me è esattamente l'opposto, cioè il sistema ICT è arretrato perché c'è il CSI che da sempre raccoglie la fetta grossa di tutto, la usa anche in modo magari inefficiente e non c'è spazio per fare impresa privata, quindi per i giovani che, specialmente in questo settore, questo è un settore di aziende di persone molto giovani, non si riesce a crescere perché quel po' di mercato che c'è, che già è poco perché l'Italia è impresa arretrata, eccetera, due terzi appunto viene mangiato da questi grossi enti pubblici, con risultati poi anche non grandiosi, perché come diceva questo anche lui prima, quando noi abbiamo avuto l'anno scorso il nostro ufficio regionale, per il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle, siamo entrati, sono arrivato e ho detto beh, arrivo proprio portato e mi attacco il wifi, no, perché non si può mettere, il CSI ha detto che non si può, non è sicuro, quindi anche proprio la qualità poi del lavoro nelle sedi pubbliche, magari servito il CSI, diventa più bassa perché c'è una resistenza all'innovazione che poi magari è legata a paura, sicurezza, burocrazia, non lo so, però di sicuro è il contrario dell'innovazione, della modernità che forse vorremmo portare in giro per il Piemonte. Quindi secondo me, adesso concordo che ci va cautela prima di dire sciogliamo nell'acido, no? Probabilmente una serie di funzioni che sono strettamente legate al funzionamento degli enti pubblici, cioè la funzione di office automation per gli enti pubblici, per dire, quello per benissimo stare, anzi è giusto che stia nelle mani del pubblico, potrebbe, o meglio, io vorrei valutare cosa conviene, perché non è detto, ma comunque anche quello può essere una fonte di servizi per giovani imprese che fanno questo lavoro e magari con meno soldi. Però quella è già una cosa che ogni grande azienda ce l'ha di solito internamente, non tutte, ma... Però altri settori probabilmente c'è, cioè, che senso ha che noi abbiamo immobilizzato un capitale a una grande azienda in questo, specialmente in uno scenario in cui poi ci si dice che dobbiamo privatizzare l'acquedotto, dobbiamo privatizzare i trasporti, perché non ci sono soldi, dobbiamo vendere le partecipate, e allora perché ci dobbiamo tenere in casa un'azienda che fa ICT? Cioè, secondo me forse è più strategico tenersi in casa l'acquedotto, i trasporti, eccetera, e cioè, magari cercare di monetizzare o comunque di liberarsi di queste aziende qui. Questo è come tante altre. Io ho una domanda, scusate. Il CSI non fa solo quello, cioè fornire servizi a comuni e province. Però c'è per esempio i siti dei comuni, alcuni si fanno fare privato già, cioè non è che sono tutti, però il ragionamento dell'amministrazione pubblica piemontese media è c'è un problema informatico che hanno CSI e questo sottrae tante possibilità invece per lavori che sarebbero meglio fatti probabilmente dalle giovani imprese del territorio e anche del territorio decentrato, perché poi c'è anche un tema di rapporto tra Torino e il resto del Piemonte e così via. E quindi adesso appunto, non so se avete qualche altra domanda specifica, più o meno sostanzialmente è questa. Io credo che... una cosa ci tenevo a dire. Questo è il frutto di una mentalità comunque sempre legata a questi grandi centri di potere, se vuoi, comunque grandi aggregazioni economiche che non sono solo il CSI, CSP, perché se prendiamo ad esempio il caso del centro di ricerca Motorola, del passaggio a Reply, anche questa azienda privata Reply per esempio è stata foraggiata ampiamente e così abbiamo risolto di nuovo il mercato, quindi quel po' che non va al CSI magari andava ai privati, però abbiamo avuto un'azienda che per un anno ha avuto centinaia di persone pagate dagli enti pubblici
cioè gli ex del centro-centro Motorola, quelli che erano assunti, per quelli che erano quei contratti precari, sono stati fatti sparire immediatamente come non ci fossero, non hanno avuto nessun tipo di ammortizzatore. Quelli che invece erano assunti lì sono stati passati a Reply, pagati per un anno da noi, quindi un'azienda che aveva personale gratis, che poteva a questo punto andare sul mercato e quindi per forza fare anche offerte migliori di quelle che facevano le aziende altre private del territorio, magari comprese quelle che magari passate con un software libero. Per cui c'è proprio tutta una mentalità in cui magari per questo obiettivo, anche comprensibile e giusto, del mantenere i posti di lavoro, però si punta magari al mantenere adesso perché c'è una questione di voti, consenso, persone, problemi, eccetera, ma non ragionare mai a lungo termine, quindi non arrivare mai a... No, vabbè, ma potremmo piuttosto fare in modo che ci sia un mercato frizzante, se parliamo di acqua, per cui se un informatico perde un posto di lavoro da qualche parte, c'è una serie di aziende che hanno la possibilità di crescere, di assumerlo. Perché se invece rimaniamo sempre tutti fermi con la paura che, oddio, se uno rimane in mezzo alla strada non sappiamo più dove metterlo, però non attiviamo mai nessun ciclo di sviluppo. Rimaniamo sempre bloccati per paura che qualunque cambiamento possa peggiorare le cose invece di migliorare. E quindi è questo atteggiamento che contesto anche dal centro-sinistra, nel modo di gestire questa roba qua. Mi sorprende. Che è grande e bello, secondo me. No, che si deve grande e bello, non so che è. Secondo me in questo settore in particolare, piccolo e bello, perché essendo un settore altissima innovazione, devi sempre correre, devi sempre essere un po' avanti agli altri, quindi se hai la rigidità della grande azienda non riesci a correre. Si capisce solo perché la grande azienda nell'acqua è inefficiente e pubblica, va bene? Certo. Sull'acqua? No. Volevo solo chiedere una cosa, perché adesso ha detto una cosa, dice che se uno viene mandato via da una parte un posto informatico trova comunque il posto. Dovrebbe. Allora, nella città di Torino, calcolando che il CED della Fiat è andato via, altri X CED tipo San Paolo e altre se ne stanno andando via, dov'è che si trova lavoro come informatico a Torino? Cioè non è così facile e continuiamo a buttare fuori ingegneri informatici, dottori in scienza dell'informazione, non è proprio... cioè qui noi nel CSE abbiamo 1200 persone che lavorano dentro, poi a secondo delle varie commesse vengono chiamati degli esterni a lavorare e poi quando c'è di nuovo crisi vengono mandati via, anche perché l'uso dell'esterno a volte è usato più che altro per tappare i buchi per i lavori noiosi o per fare dei turni particolari, soprattutto nell'ambito degli esercizi che fanno H24, coprire determinati orari, e poi vengono mandati via quando non servono più. Io sarei più favorevole magari in questi casi a chiamare della gente molto skillata che insegna alla gente a un certo tipo di lavoro in modo tale che poi dopo un anno questa gente se ne può andare via e noi abbiamo della gente formata che continua a lavorare diminuendo il numero di persone che lavorano su questo tipo di... cioè mandando via ovviamente questi buoni di renta. Cioè sì, io sono d'accordo invece che rimanga, ho letto anche il piano triennale che ha fatto per il 2011-2014, lo trovo abbastanza completo, a parte i costi che sono leggermente alti. Per quanto riguarda quello che ha detto la prima persona che ha parlato, che diceva di 6 milioni, 7 milioni, mi sembra che il CSI sia in parte diciamo gestito dalla regione, poi dai comuni, questi soldi bisognerebbe chiedere probabilmente a chi li gestisce che fine fanno, come mai costa così tanto fare partire con un progetto e poi averne pochi per realizzarlo. Comunque io penso che quando si parla di certi, come dire, di grandi istituzioni, bisogna sempre anche parlare di lavoratori, sono 1200 persone, per cui cioè non è solo una questione politica, ma anche una questione di persone che campano quel lavoro, e generalmente questi contenitori sono anche contenitori di abbattimenti, di tensioni sociali, è quello che faceva Craxi una volta, poi in fondo, cioè dava tanti posti di lavoro in modo da abbattere le tensioni sociali che c'erano nel paese, per cui quello che ha detto Michele, non voglio ripetermi, io sono completamente d'accordo, perché quella è la strada giusta, in quella maniera salviamo anche il posto di gente che ci lavora e tutti quelli che nel contorno lavorano dalle CSI, e quindi dobbiamo sempre stare molto molto attenti.
perché oggi un uomo senza lavoro non ha dignità. Io gli posso pagare il caffè oggi e lui viene al bar, glielo posso pagare domani, ma dopodomani questa persona non verrà più perché si vergognerà di non avere i soldi per pagarsi un caffè. E quindi quando si parla di grandi gruppi dobbiamo prima di tutto stare attenti a tutelare il posto di chi lavora. Volevo solo precisare il senso del ragionamento. Ovviamente nessuno dice chiudiamo queste cose, mettiamo la gente in mezzo a una strada e chi se ne frega, cioè non è questo il discorso. Sicuramente c'è un problema di... però c'è un problema di garantire la continuità del lavoro e tutto quello che volete. La situazione lavorativa di Torino l'informatica la conosco benissimo, anche perché a me arrivano, ma essendo anche abbastanza conosciuto nell'ambiente, arrivano continuamente curriculum, domande, quindi la situazione la vedo. Però, cioè, abbiamo il coraggio di cambiare un po' le cose e di lanciarci, perché se non riusciamo a pensare che Torino, che è una città con altissime competenze tecnologiche, il Politecnico, in un paese sviluppato, avanzato, dove le persone studiano, eccetera, non sia in grado di essere un leader, cioè una, magari però non la Silicon Valley, ma comunque all'avanguardia, almeno in Europa, almeno verso il Nord Africa, verso tutti i paesi di sviluppo, nel settore dell'ICT, e quindi andare a vendere in giro per l'Europa e il mondo, allora possiamo anche chiudere veramente e migrare tutti in America, cioè, perché se non riusciamo a essere competitivi su questo, su cosa dobbiamo essere competitivi? Cioè, e quindi allora il problema di come rendere il nostro sistema dell'ICT veramente competitivo e quindi innovativo, quindi ce lo dobbiamo porre. E capisco che la cosa può costare dei sacrifici, allora a quel punto posso sicuramente pensare di usare le camere di compensazione per sopportare queste riconversioni. Però io sono preoccupato se rimaniamo sempre fermi perché non vogliamo toccare niente perché poi le cose peggiorano, eccetera. Cioè, per esempio, nel caso che ci ho detto prima di Reply, invece di dare magari al signor Reply i soldi per un anno di stipendio di queste persone, più i soldi che Motorola dava a queste persone per la fine rapporto, per incentivarli, cioè chiusura dell'azienda, che si è intascato Reply, non si sono intascati i lavoratori, forse con questi soldi molti di questi potevano mettere in piedi una piccola impresa sul territorio e andare a offrire servizi e costruire più piano qualcosa che magari cresce, è innovativo, è veloce, offre servizi migliori. Però ci deve essere la volontà da parte della politica di spingere verso queste soluzioni e non verso quelle altre. E ci deve essere un sistema per cui c'è un mercato per questo tipo di aziende. Però se invece noi rimaniamo fermi al modello che c'era prima, non ne usciamo più. Cioè, secondo me il problema dell'innovazione della società, che è un problema sul quale penso che un po', diciamo, le forze politiche possono essere tutte quante facilmente misurate tra quelle che oggi hanno il coraggio di fare certe scelte e chi questo coraggio non ce l'ha. E questo riguarda tutti, riguarda le grandi forze finte liberiste e liberali come quelle che ci sono al governo, e riguarda anche molte forze piccole di protesta che, finché si tratta di dire che si fa l'innovazione nei computer, va bene, lì va bene la concorrenza, anzi diciamo così, si teorizza al massimo della libertà. Se poi si parla di altre cose, questo non vale. Allora noi abbiamo avuto adesso il caso della Fiat. Lì io quello che dico per il CSI, cioè non si può limitarsi a dire chiudiamo la Fiat. La Fiat deve restare competitiva. Cioè io sono convinto che per un paese come l'Italia, per una regione come il Piemonte, per una città come Torino, chiudere l'industria manifatturiera sia un errore. Detto questo, sono il primo che ha detto che avere rinunciato all'ICT che avevamo in Piemonte sia stato un errore altrettanto, se non più grave. Ora, questa esigenza di modernizzazione, di rendere competitiva la società, è la sfida che ci abbiamo davanti a noi. Cioè noi dobbiamo essere in grado di imparare a produrre ricchezza. Allora, questo ragionamento che tu hai fatto, secondo me, diciamo, da un certo punto di vista all'eccesso, perché dico, quando si mettono in gioco certi volumi bisogna anche avere il coraggio di fare un certo tipo di riflessione rispetto al rapporto tra causa e effetto che hanno i provvedimenti. Ma detto questo, questo dinamismo della società deve essere esportato a tutte le varie realtà. Allora, non posso dire che io continuo a produrre le automobili esattamente come producevo 50 anni fa, distribuisco l'acqua negli acquedotti come facevo 50 anni fa, i trasporti funzionano. Adesso qui andiamo a vedere cosa succede. Oggi come oggi, una città come Torino,
altro che wifi libero, bisognerebbe proporre il tram libero e gratuito, perché costa di più farsi pagare il biglietto e mantenere insieme la GTT oggi come oggi che non viaggiare tutti quanti sul pullman gratis. Ora, ma io lo dico anche non solo come sfida, potrebbe essere anche in realtà forse la soluzione è quella, per pagare, si paga il pullman chi viene in città con la macchina, chi prende il pullman ci viaggia sopra gratis. Ora, detto questo, però non è che uno può dire il CSI è un carrozzone che va bene, io piuttosto invece sull'acqua, no, l'acqua, anche se l'Italia è il posto dove si spreca più acqua pulita, si butta più acqua sporca nei fiumi e nei mari, dove c'è un apparato pubblico nella gestione dell'acqua che sicuramente non è, diciamo, non fa invidia al CSI, dico no, invece quella è l'acqua pubblica, allora su quello si sta fermi. Questo riguarda allora la capacità di riuscire a conservare un mondo che abbia attenzione alla solidarietà, che si renda conto che tutti quanti devono avere un'occupazione, devono avere l'accesso alla conoscenza, alla ricchezza, al benessere, alla felicità, col fatto che questa è una città che deve andare avanti, perché se non va avanti diventa povera, e se diventa povera diventa triste, diventa ingiusta, perché non esiste nella storia una sola società che sia diventata felice o giusta diventando più povera, soltanto diventando più ricchi. E ovviamente più ricchi si diventa anche con prodotti più qualificati, con l'ICT, rispetto ad avere 5 automobili, che questo non vuol dire chiudere, ma sicuramente quello è un problema. Ora, bisogna avere il coraggio di fare certe scelte. A Torino, oggi, possiamo dire che Chiambarino ha avuto il coraggio raggiunto di centro-sinistra di fare queste scelte o no? Dove sono gli elementi conservatrici della società oggi a Torino? Sicuramente non sono, non sono stati nella gestione della città, ma questo riguarda anche l'esempio del CSI, città di prima calcolatori, non voglio mettere, diciamo così, il dito nella piaga. Non penso che nella storia dell'ICT e del CSI in particolare che l'elemento di conservazione sia venuto tanto solo dagli enti pubblici, anche dal Politecnico non so essere. Voglio dire, noi abbiamo un rappresentante del Politecnico, del CSI, che è lì da sempre, le proposte che sono state fatte dentro dall'acquisto dei calcolatori, non so, quindi voglio dire, bisogna avere il coraggio di vivere in una società dinamica, e questo riguarda l'accesso alle professioni, riguarda tutto, questo secondo me in questa chiave. Ora, per ritornare soltanto sul tema, è ovvio che se tu hai a disposizione un grande patrimonio, che non necessariamente, quando dico un grande patrimonio, non voglio dire che deve restare così grande o così com'è, c'è, esiste, è indubbio che ci sia. Hai a disposizione la necessità di operare una mutazione sulla quale tutti quanti ci siamo dichiarati a questo tavolo favorevoli, cioè quella sul software libero. Io ho detto, l'impegno dell'amministrazione e della società in generale, visto che parliamo di Torino, deve essere di approfittare di queste contingenze per risolvere, per prendere tre piccioni d'una fava, cioè per risolvere tre problemi, non perché così com'è va bene, e anche per dare maggiore capacità di riassorbimento dell'eventuale occupazione, perché come dicevo prima, quello che io imparo a fare come utente, come sviluppatore o come semplice manutentore, diciamo così, del software libero, è in termini di flessibilità e di competitività impagabile rispetto ad un sistema proprietario. Cioè uno che sappia oggi mettere le mani su un computer con installato sopra un sistema operativo libero impara a essere efficiente, produttivo e flessibile molto di più anche sui sistemi proprietari di uno che lo sa che fare solo su un sistema proprietario. Quindi è una grande occasione. Per questo dico, anche come si qualifica la spesa è importante. Per questo dicevo prima, il problema non è solo la quantità, anche se è anche un problema di quantità dei soldi che rimangono ingabbiati all'interno, non è che qualcuno li abbia rubati quei soldi lì, il problema è che un ente che ha tante sedi, tante macchine, tante dipendenti, deve scaldare, gestire...